Ciao a tutti ragazzi, sono qui con il Moog Subsequent 37, come avete visto nel pezzo. Adesso poi alla fine ci sarà un altro pezzettino, come sempre. Moog, questo qui è quello con i fianchetti di legno, poi insomma si dice che ne faranno un numero limitato, insomma, quindi nell'immaginario collettivo come una collector edition, diciamo. E come avete sentito l'efficacia è immediata, lo dico subito così abbiamo finito. Adesso ho messo preset iniziale, filtro tutto aperto, quindi, e sono aperti anche tutte e cinque le sorgenti sonore. Sorgenti sonore che sono i due oscillatori, il suboscillatore che è collegato al primo oscillatore, fa l'ottava bassa del primo oscillatore. Il suboscillatore è sempre un'onda quadra, non si può scegliere, mentre per l'oscillatore 1 e per l'oscillatore 2 si possono scegliere le forme d'onda, che sono 4. Adesso spegnerò, lascerò solamente questo oscillatore, il primo. Si possono scegliere quattro forme d'onda, e tra una forma d'onda e l'altra c'è questa specie di continuità di morphing tra uno e l'altro. Credo si dica morphing, ma comunque. Poi c'è la scelta dell'ottava. Ecco, come sentite, già l'oscillatore aperto così, durante questi morphing si possono trovare già fantastico così. Stiamo utilizzando un oscillatore solo. Qui abbiamo una DSR. Insomma, come potete vedere, già così si possono creare delle situazioni sonore già interessanti. Se poi utilizziamo il suboscillatore, si tira fuori questo suono veramente grasso. Resonance. E poi c'è questo multidrive che è pazzesco. Sto lavorando con un oscillatore e il suboscillatore, basta. Secondo oscillatore. Insomma, poi c'è il noise, che si può usare per creare mille cose, percussioni, o per dare colore al suono, cattiveria. Questo multidrive permette veramente di... Non è solamente una questione di cattiveria, si può utilizzare per dare veramente un carattere. Adesso sto facendo dei tentativi maldestri. Abbiamo due LFO, abbiamo tutti i controlli a portata di mano, qualsiasi cosa è gestibile così, ed è questa cosa qui è... Non è così scontata, perché i controlli adesso sono tanti, le possibilità sono tante, quindi è molto intelligente come sono state gestite tutte le possibilità. Qualsiasi cosa è a portata di mano immediata. Arpeggiatore.
qualità anche veramente notevole. Glide, classico. Portamento. Abbiamo 16 preset per 16 banchi, quindi volendo si possono veramente salvare, e chiaramente si può salvare tutto, tutto quello che si è fatto una volta storato è caricato all'interno della memoria, e quindi avete, è una macchina live pressoché perfetta. Ottava. E poi torno al discorso dei... del suo suono, diciamo così, gestire su quante ottave l'arpeggio si sviluppa. Che dire, vi faccio sentire un po' come suona, tanto chiaramente poi agendo su l'envelope generator, tutte le possibilità che abbiamo, l'LFO, il multidrive, l'arpeggiatore, si arriva... Ecco, nel senso, si va da queste cose che magari si va, dicevo, da queste cose che insomma hanno veramente una cattiveria gigantesca. Può facilmente arrivare a sonorità in realtà molto... Ho scorso un po' dei preset, dei semplici... suoni lead bellissimi. Ecco, diciamo che l'attitudine è sempre abbastanza cattivella. E poi su tutti questi suoni si può attivare la bifonia. Da sottovalutare, perché è una risorsa importante live. Questa è una macchina live incredibile, come dicevamo, perché c'è tutta a portata di mano e tutto si può salvare completamente. Da ogni suono si parte.
si può arrivare dovunque. Questo è un oscillatore. Sentite. Ecco, per esempio. Poi ci sono una serie di... Questi sono dei lead, ma se si cambia categoria ci sono una serie di... Si entra subito in modalità sperimentale, diciamo, potenza soprattutto sonora, evidente. Ecco, non c'è una sezione effetti, come ormai si usa in molti sintetizzatori di quest'epoca analogici, ma con anche una sezione effetti. Moog fa questa scelta, un po' più radicale, e il risultato è una macchina chiaramente fenomenale, ma che, diciamo, in certi ambiti può aver bisogno così di essere accompagnata ad altro se si vuole un certo tipo di sonorità. Quello che posso dire è che sia veramente cruda, ma nello stesso tempo che ci sia un sapore. Io ho provato questa e il Grandmother dell'ultimo periodo. Non sono simili. Ora qualcuno probabilmente mi dirà che delle aderenze, cioè delle somiglianze fra le due macchine, ma in realtà hanno portato in posti completamente diversi mettendoci le mani. Questa sicuramente è più completa, live molto più agevole per mille motivi, si salva qualsiasi cosa, bellissimo l'arpeggiato, bellissimo tutto estremamente pulito da vedere, preciso, c'è una certa qualità. Ecco, l'unica cosa che posso permettermi di dire è che questa tastiera è... risponde all'aftertouch, non è male. Però non lo so, avrei preferito qualcosa di ancora meglio come risposta sotto le mani, un po' come si può dire, sembra una riproduzione moderna delle tastiere di un tempo su alcuni di questi sintetizzatori, ma comunque va benissimo, il livello è buonissimo, si può avere un buon controllo e anche l'età è buona, diciamo, ecco, non è eccelsa, bello strutturato bene, bello cattivo, tamugno, qui c'è poco da dire, più che altro c'è da suonarlo, perché scorrendo 16 banchi per 16 suoni, per 16 preset, chiaramente ci si passa le giornate così. La profondità del sub è assurda, io ce l'ho in cuffia e va a prendere proprio lo stomaco. E che dire, insomma, 1.400 euro credo sia il prezzo, 1.350, non mi ricordo, è uno strumento che li vale tutti, nel senso che il suono Moog in tutta la sua meraviglia e con tutte queste possibilità in una macchina che, d'accordo, magari non ha gli effetti, tutta una serie di cose, però insomma mette a disposizione una facilità di utilizzo live incredibile, c'è da essere contenti, diciamo, che esista questa macchina qui per chi vuole questo tipo di sound e questo tipo di possibilità.
Ecco, la cosa di cui ci si accorge subito a proposito della qualità è il fatto che messo in un mix è micidiale immediatamente, subito. La prima sensazione è quella, appena si registra, la risposta dopo averlo registrato è quella di una cosa di estrema qualità. Questa cosa qui è tipica degli strumenti belli, cioè nel senso te ne accorgi subito quando uno strumento ha quella qualità lì, perché lo registri e è già a posto, insomma, ecco. Non è già a posto di più, suona meglio di quando l'hai sentito in cuffia, che è una cosa assurda, ma succede solo quando la qualità è alta. È anche un rapporto psicologico che hai con quello che ascolti, con quello che registri, con quello che senti. Questi strumenti qui, quando li registri, hai una risposta che ti aiuta, non devi migliorarli, sono già troppo belli, quindi insomma... E quindi io vi lascio la seconda parte del brano, vi saluto, vi ringrazio come sempre. Questo suono, questa morbidezza qui che ho sentito anche poi nel Grandmother, che ha Moog, cioè questa rotondità proprio del suono di base, da dove si parte, dell'onda, è incredibile. È una cosa che ci si innamora subito di quella cosa lì. Quindi vi consiglio di approfondire anche. E quindi ci sentiamo. Ciao ciao.